Un atto incendiario è stato compiuto stamani ai danni del presidio Caritas, sito all'interno della stazione ferroviaria di Catania. Poco prima delle 7, ignoti hanno forzato una delle porte di ingresso della struttura che garantisce assistenza agli indigenti, fornendo loro circa 400 pasti caldi al giorno. I danni sono risultati contenuti grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Più rilevante l'amarezza per un gesto che potrebbe essere legato al malcontento di qualcuno tra gli stessi fruitori dei servizi Caritas. A chi dà fastidio la solidarietà? Allora, viviamo in una situazione veramente drammatica, dove la Chiesa di Catania non sta riuscendo, con le proprie risorse alquanto limitate, a rispondere ai bisogni di tutte queste persone, di tutti questi bisognosi, di questi fratelli, stranieri e non. Quindi si è convinti che magari, non riuscendo nell'immediato a dare delle risposte materiali, magari qualcuno ha reputato di fare questo danno. L'atto intimidatorio comunque non ha frenato l'attività dei volontari Caritas. Già subito da stasera i volontari si sono già organizzati, come domani, domenica 8 marzo, ci sarà il pranzo. Resta una linea di amarezza comunque. Assolutamente, non è tanto un discorso materiale ma morale, che ci lascia un attimino, ci porta a fare una riflessione, di dire perché queste persone, sicuramente arrabbiate, sicuramente che hanno un momento di sconforto, trovano in questi gesti la soluzione ai loro problemi.